Il 20 luglio il modulo di allunaggio Eagle sganciatosi dal Columbia toccò la superficie lunare in un punto del mare della tranquillità e due rappresentanti della specie umana misero piede su un corpo celeste altri che la Terra. Nulla cade dal cielo, in particolar modo la Luna, a meno di improbabili riassetti gravitazionali del sistema. Arrivare a metterci piede fu un percorso costellato di sacrifici pari in proporzione all'impegno, al lavoro e alla abilità investiti. John Fitzgerald Kennedy ne chiese uno grosso al Congresso e ai contribuenti. I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. Il presidente americano non riuscì a vedere la coronazione del suo progetto. La corsa contro l'avversario sovietico fu vinta quasi sei anni dopo l'attentato di Dallas. Il comandante della missione, Neil Armstrong, era consapevole della regola secondo la cui ratio nulla arriva per nulla. Saper essere lì, pronti a quell'appuntamento con la storia, richiese un dazio. The one thing I regret was that my work required an enormous amount of my time and a lot of travel, and I didn't get to spend the time I would have liked with my family as they were growing up. Non ha senso andare oltre. È l'ultimo confine della terra coltivata. Così dicevano, ed io ci credevo. Arai la mia terra, dissetai le messi. Costruii il mio granaio ed eressi il recinto nel minuscolo avamposto di confine. Poi mi accovacciai sotto le colline, là dove il sentiero finisce, si ferma. Fin quando una voce, sporca come la coscienza, senza sosta cominciò a dirmi di cambiare. Su di un sospiro senza fine, giorno e notte continuò a ripetere, così. Qualcosa è nascosto, vai a trovarlo, vai e cerca dietro le montagne. Qualcosa è perduto dietro le montagne, è perduto ed aspetta te, vai. Le prime due strofe tratte dall'Explorer di Kipling e poi, verso la fine, altre due. Avanti, sulle montagne ostili, dove la neve fine come capelli rabbrividisce, in basso attraverso i vasti acquitrini macchiati dalle lastre di minerale mai toccato, fino a quando sentì il mormorio largo un miglio di fiumi mai visti ed oltre la foresta senza nome vidi le pianure senza fine. Bene, so già chi si prenderà il merito, quei tipi in gamba che seguiranno. Verranno una dozzina di uomini in gruppo. Loro non conosceranno mai le mie paure del deserto, mi inseguiranno attraverso gli accampamenti che avevo abbandonato, si abbevereranno ai pozzi che avevo scavato, torneranno indietro e racconteranno. Saranno loro ad essere chiamati i pionieri. Un corpo celeste in orbita vicino al proprio primario abitato è una rara eventualità. Se poi quel primario è abitato da una specie intelligente ed intraprendente, l'eventualità diviene esponenzialmente più improbabile. Una luna è una preziosa opportunità, una preziosa maestra per muovere, per imparare a muovere i primi passi, per scalare il primo gradino verso lo spazio, la prossima frontiera. United States. It's different, but it's very pretty out here.